Buonasera a tutte e a tutti. Bentornati a un'ennesima puntata di Fosfeni, probabilmente l'ultima dedicata all'Orlando Furioso di Ariosto. Qui a Napoli è un altro giorno morto, le ore, i giorni, le settimane, i mesi scorrono ormai come i gradini di una scala mobile della Rinascente, si ripetono ciclicamente, si assottigliano fino ad annullarsi, come un insondabile meccanismo di strazio, fino a confondersi con il nulla, risultare invisibili. Oggi però ci occuperemo di un tema interessante, ecco sì, sicuramente, ossia la questione femminile all'interno del poema dell'Ariosto. In parte questa questione l'abbiamo già affrontata. Insomma, per chi ha visto le puntate precedenti, tra 2 settimane fa, quando abbiamo identificato Angelica come l'oggetto del desiderio, come l'oggetto della quest, dell'inchiesta dei cavalieri uomini, che appunto provano a accaparrarsela. La donna, quindi, come oggetto del desiderio di una soggettività maschile. Che novità! E non avviene quasi mai il contrario, guardate caso. L'unica donna del poema a possedere una propria inchiesta, una propria quest, è Bradamante, ma questa inchiesta è giustificata dal motivo encomiastico. Bradamante è la progenitrice, l'origine, la matrice della casa Prestense, a cui darà vita insieme a Ruggero. Però, bisogna ammettere che Ariosto avverte una certa sensibilità o registra una certa apertura nei confronti delle questioni di genere. Del resto, donne è la parola con cui inizia il poema. Donne, cavalier, l'amour, l'armi, io canto. Innanzitutto le donne combattono. Marfisa, Bradamante sono guerriere che sposano le virtù cavalleresche in maniera più coerente di tanti uomini. Vengono descritte come combattenti infallibili e coraggiose, alle pari degli altri eroi principali. E soprattutto, ma sono eccezioni, rifiutano lo statuto di oggetto di desiderio, cioè rifiutano di essere ridotte dallo sguardo maschile a semplici cose, che non si differenziano per nulla da una spada, da un cavallo, da un qualsiasi altro oggetto di contesa. Bradamante, si è detto, detiene una propria inchiesta, è essa stessa soggetto desiderante, vuole Ruggero. Marfisa, che non ha una vera e propria inchiesta, dimostra più volte la sua autonomia e indipendenza, ma soprattutto la dichiara esplicitamente nel canto 26esimo. Siamo più o meno alla metà del poema e una serie di cavalieri saraceni si incontrano presso questa fontana di Merlino, che è una fontana bellissima, istoriata con scorci della storia futura, sembra una fontana che viene da un altro mondo. Insomma, non sto che a dilungarmi. Questi guerrieri sono tutti diretti al campo saraceno, sono tutti saraceni e sono tutti diretti al campo saraceno per andare in difesa a Re Agricane. Sono Ruggero, Marfisa, appunto, Rodomonte e Mandricardo, i due cattivoni del poema. Tuttavia, ognuno di loro ha una contesa sospesa con l'altro, con un altro, insomma. Ora, la vicenda è molto intricata, la riduco all'osso. Diciamo che per un caso Marfisa si trova vestita in abiti femminili e non, come per tutto il poema, in armatura. Mandricardo, mascalzone che aveva soffiato la donna a Rodomonte, la vede, circondata da una serie di personaggi secondari con cui Marfisa si accompagnava in seguito a una precedente avventura. Mandricardo sconfigge facilmente questi cavalieri e pensa così di aver guadagnato la donna, potendola offrire a Rodomonte come parziale risarcimento. E a questo punto interviene Marfisa con le parole che spero di riuscire a trovare e di leggervi rapidamente.
Poi che altro cavaliere non si dimostra che al pagan per giostrar volti la fronte, pensa di aver guadagnato della giostra la donna. E venne a lei presso la fonte e disse: Madamigella, siete nostra, s'altri non è per voi che in sella monte. Cioè, se nessun altro uomo ti difende, tu sei mia. Non potete negar né farne scusa, che di ragione di guerra così s'usa. Marfisa, alzando con un viso altiero la faccia, disse: il tuo parer molto erra. Ecco, Marfisa, io ti concedo che diresti il vero, che io sarei per tua per la ragion di guerra, quando mio signor fosse o cavaliero alcun di questi che hai gettato in terra. Cioè, se il mio uomo era uno di questi cavalieri, tu avevi anche ragione, io appartenevo a te, secondo la legge guerresca. Qui appunto c'è l'autonomia e l'indipendenza di Marfisa. Io sua non sono, né d'altri son che mia. Dunque, me tolga a me chi mi disia. Dette queste parole, Marfisa che panizia a duellare senza timore contro i due più forti cavalieri saraceni, quindi in teoria anche i suoi alleati, ma per difendere la propria indipendenza, autonomia contro l'autorità maschile. Mi vengono in mente altri esempi, altri due passaggi del poema in cui Ariosto mostra una certa sensibilità verso la questione femminile. Ad esempio, uno nel quarto canto, quindi proprio all'inizio del poema, quando Rinaldo afferma il diritto paritario delle donne al desiderio sessuale, contro la discriminazione di genere che tollera l'infedeltà maschile e non quella femminile. Riassumo la situazione: Ginevra, la figlia del re d'Inghilterra, è accusata di aver fatto entrare un uomo nella propria stanza da letto, di aver giaciuto con lui, per questo viene condannata a morte. In realtà si scoprirà poi che non era lei, ma la sua serva, costretta dal malvagio Polinesso, mi pare. Quando Rinaldo scopre questa cosa e rompe con queste parole, pensò Rinaldo alquanto e poi rispose: una donzella dunque de morir perché lasciò sfogar nell'amorose sue braccia al suo amor tanto desire? Sia maledetto chi tal legge pose, e maledetto chi la può patire. Debitamente muore una crudele, non chi dà vita al suo amator fedele. Salto continua. Sul medesimo ardor, se un disir pare, inchina e sforza l'uno e l'altro sesso, a qual suave fin d'amore che pare all'ignorante vulgo un grave eccesso. Perché si deve punir donna o biasimare che con uno più d'uno abbia commesso quel che l'uomo fa con quanto inappetito e lodato ne va, non che impunito. Insomma, parole che sembrano scritte oggi. Ma se è vero che Ariosto mostra una certa sensibilità verso il destino delle donne, è pur vero che nel libro non mancano dei veri e propri bombardamenti di misoginia. Un esempio è l'ultima apparizione di Angelica nel poema, cioè alla fine del 29° canto. Abbiamo detto la scorsa volta che Angelica si era innamorata di Medoro e i due si stavano imbarcando per il Catai. Nei pressi di una spiaggia nel sud della Francia, si imbattono in una sorta di gigante ricoperto di fango e sterco, erbacce, un maccione rutulento, che è, come avranno capito più questo maccione rutulento è Orlando. Orlando vaga per tutta la Francia in preda alla follia descritta nella scorsa puntata, fino ad incappare in Angelica. I due si vedono, Angelica non riconosce Orlando e Orlando non riconosce Angelica.
Angelica perché non può riconoscere in Orlando un essere simile, Orlando perché è totalmente fuori di sé. Riconoscere però in Angelica una bellissima fanciulla con cui immancabilmente vuole copulare. Quindi prende a inseguirla. Angelica, che novità, scappa e si salva ancora una volta grazie all'anello che la rende invisibile. Viene disarcionata da Orlando, ma ormai appunto egli non la può vedere, quindi la scampa e Orlando se la prende con la giumenta di Angelica. A 18 canti dalla fine del poema, e cioè ai due terzi insomma dello stesso, la principale protagonista del Furioso scompare. Scompare proprio perché, essendo destinata a sposare Medoro, non può più generare azione, non può più generare racconto. Angelica era solo uno specchio in cui si rifrangevano i desideri astratti, autoriferiti degli uomini. Ariosto però la saluta con delle parole non proprio carine. E dice, in chiusura del canto, «De maledetto sia l'anello, e tanco il cavalier che dato le lavea, che se non era, avrebbe Orlando fatto di sé vendetta e di mill'altri a un tratto. Né questa sola, ma forse pur state in mando Orlando, quante oggi ne sono, che ad ogni modo tutte sono ingrate, e si trova tra loro un'oncia di buono». Cioè, per Ariosto, insomma, le donne dovevano essere sterminate da Orlando. Subito dopo, cioè all'attacco del 30° canto, Ariosto chiede improvvisamente scusa alle donne, alle lettrici, alle ascoltatrici donne. «Beh, spero, donne, in vostra cortesia, aver da voi perdono, poiché io velcheggio. Voi scusarete che per frenasia, vinto dall'aspra passione, vaneggio. Date la colpa alla nimica mia, che mi fa star che io non potrei star peggio, e mi fa dire quello che di chi io non son poi, son poi gramo, sallo iddio se ella ha il torto, essa si io l'amo». La colpa della sprezza di Ariosto non va ricercata, perciò ci dice, in una sua misoginia intrinseca e sostanziale, ma in una misoginia transeunte, che passa come una nuvola oscillatoria che va e viene, che è dovuta alla volubilità della propria donna. Se essa si comporta bene, cioè in consonanza con i valori che la società patriarcale attribuisce al genere, la fedeltà, la mansuetudine, la sottomissione, il silenzio, allora in quel caso Ariosto non è misogino, nel caso contrario sì. Il canto più interessante per un simile discorso è il 27°, per un simile discorso sulla misoginia di Ariosto. Rodomonte soffre perché la propria sposa ha preferito il rapitore, cioè, come detto, Mandricardo, a lui, rispetto, preferito Mandricardo a Rodomonte, che era il suo legittimo sposo, e perciò Rodomonte inizia ad imprecare contro le donne, volubili, infedeli, e fa una vera e propria tirata incel, diremmo, adesso che vi leggo. «Credo che t'abbia natura e Dio prodotto o scelerato sesso al mondo per una soma, per un grave figlio dell'uomo che senza te sarà giocondo. Come ha perduto anco il serpente rio e ha prodotto anco il serpente rio e il lupo e l'orso, e fa l'er fecondo e di mosche e di vespe e di tafani, e l'olio e avena far nascere tra i grani. Perché fatto non ha l'alma natura che senza te potesse nascere l'uomo, come si nesta per umana cura l'un sopra l'altro il pero, il sorbo e il pomo? Ma quella non può far sempre a misura, anzi, si può guardare come lo nomo, veggo che non può far cosa perfetta, poiché natura femmina viene detta. Non siate però tumide e fastose, donne, per dir che l'on sia vostro figlio, che delle spine ancor nascon le rose, e d'una fetida erba nasce il giglio.
importune, superbe, dispettose, prive d'amor, di fede e di consiglio, temerarie, crudeli, inique, ingrate, per pestilenza eterna al mondo nate. E Ariosto assurdamente gli dà ragione, cioè un paio di stanze successive dice che effettivamente, se ben di quante io ne abbia fin qui amate, non ne abbia mai trovata una fedele, perfide tutte, io non vo' dirne ingrate, ma darne colpa al mio destin crudele. Molti or ne sono, più già ne sono state, che non dan causa ad uomo che si querele, ma mia fortuna vuol che sonaria, ne sia tacento, io di lei preda sia. Ariosto dice, vabbè, ok, non generalizziamo, però effettivamente la mia esperienza conferma quello di Rodomonte. Rodomonte si trova in un'osteria mentre fa questa tirata e l'oste, vedendolo così incazzato, gli racconta una storia per addolcirgli l'umore. Secondo questa storia, l'infedeltà sarebbe una caratteristica consustanziale al genere femminile. Essere donna vuol dire ontologicamente essere infedeli e volubili, altro topos misogino classico, no? Nei trattati latini si diceva che le donne non potessero bere vino proprio perché così sarebbe emersa tutta la loro volubilità e la loro lascivia, mentre negli uomini no, insomma, anche nel primo secolo dopo Cristo, quando gli uomini bevono, al massimo parlano di fantacalcio e di arte informale, ma non infastidiscono assolutamente le donne. Insomma, l'oste narra quindi questa storia, una vera e propria novella boccaccesca in versi, per dimostrare come, in tutto il gran femmino stuolo, una non è che stia contenta a un solo. La novella è così intessuta di doppi sensi che Ariosto prega le donne di non leggerla, di saltare il canto in cui la narra. Perché sì, le donne sono tutte quante infedeli e lascive, tranne mamme e sorelle, ovviamente, ma non sia mai sporcare le loro delicate orecchie con i racconti della loro infedeltà. Insomma, ve la riassumo per sommi capi questa novella, diciamo che due uomini sono i due uomini più belli di una determinata regione, scoprono entrambi di essere traditi dalla propria moglie, addirittura la moglie, uno di loro è un re, uno di questi due uomini è un re, addirittura la moglie del re lo tradisce con un nano, si sollazzava con un nano, e partono così in giro per il mondo a testare la fedeltà di tutte le signore. E ogni volta, inderogabilmente, appena stringono una relazione con una fanciulla, subito questa li tradisce. Al punto che viene da chiedersi che forse il problema sono i due bellocci. Ecco, insomma, stanno pure belli, ma forse hanno qualche problemino, no? Cioè, verrebbe da chiedersi, ma no. No, alla fine, grazie a questa esperienza, dicono che sì, effettivamente, tutte le donne sono infedeli e quindi, dopo essersi scopati in mezza Europa, possono accettare il tradimento delle loro mogli. Lascio, insomma, trarre a voi le conclusioni. Passiamo invece al canto più interessante per noi, che è il 37esimo. Qui vi è narrata la storia di Marganorre. Eccoci qua. Ruggero, Marfisio e Bradamante si trovano in un campo quando sentono delle urla femminili. Giungono in soccorso a queste voci e trovano tre donne assai strane in arnese che fino all'ombelico allor le gonne scorciate non so chi di poco cortese. E per non saper meglio il celarsi, sedevano in terra e non ardian levarsi. Queste tre donne sono state picchiate, insomma, e sono state strappate le vesti fino all'ombelico, hanno cioè il sesso da fuori, e provano a coprirsi in qualche maniera, stanno sedute, insomma, si coprono vergognosamente. I colpevoli sono gli uomini di questo castellano, appunto, Marganorre, che un paio di anni prima aveva deciso di bandire le donne dal proprio feudo. Il motivo ve lo spiego subito, è il seguente: i suoi due figli, Tanacro e Cilandro, periscono entrambi per motivi legati alle donne, diciamo così. Insomma, vedrete in che senso, cioè perché Cilandro prova a rapire una fanciulla straniera in visita nel proprio regno, che viene ammazzato dal suo guardiano.
Tanacro invece, che si era fatto furbo, si innamora anche lui di una dama straniera venuta a visitare il regno, che si accompagnava a un cavaliere, però insomma si fa furbo e uccide prima di tutto il cavaliere in maniera meschina e costringe la donna a sposarlo, soltanto che questa si vendica avvelenandolo il giorno del matrimonio, durante la cerimonia. Marganorre, che si trova privato di due figli, dei due figli, assassini e stupratori, incolpa giustamente le donne e uccide tutte quelle, un centinaio, presenti al matrimonio, allontanando le restanti dal regno. Istituisce perciò una legge iniquissima, secondo la quale ogni donna che transita nel suo regno deve essere fustigata e appunto spogliata, privata del proprio vestimento inferiore, in modo che avesse il sesso, la parte ignobile, mortifera, dannosa, secondo Marganorre, esposto. Quindi Ruggero, Marchese e Bradamante intervengono in uno di quei torrenti di violenza tipicamente arioteschi, ma anche molto tarantiniani. Si pensi alle ultime scene di Django, in cui l'eccesso di violenza, Django Unchained, in cui l'eccesso di violenza perde il suo aspetto osceno, in quanto la rivalsa delle forze del bene è una violenza che riscatta un male molto più grande che è stato subito. Ecco, ugualmente i tre cavalieri fanno a pezzi le armate di Marganorre e, al posto di uccidere il tiranno, lo mettono incatenato nella pubblica piazza in modo che fosse il popolo stesso a farlo agonizzare e a, insomma, privarlo della vita. Ma non è finita qui. Con perfetto contrappasso dantesco, Marfisa sostituisce alla legge iniquissima di Marganorre una legge che istituisce di fatto una sorta di regno matriarcale nel feudo dell'ex tiranno. Prima che indi si partano le guerriere, fan venire gli abitanti a giuramento che daranno i mariti alle mogliere della terra e del tutto il reggimento, e castigato con pene severe sarà chi contrastare abbia ardimento. Insomma, quel caltrove del marito che si acquide la moglie è statuito. Poi si facciano promettere che a quanti mai verranno quivi non darian ricetto, o fossero cavalieri o fossero fanti, né entrare lasceran pur sotto un tetto, se per dire non giurassin e per santi, o s'altro giuramento è più stretto, che sarian sempre delle donne amici e dei nemici lor sempre nemici. E sapranno in quel tempo, e se saranno tardi o piuttosto mai per aver moglie, che sempre a quelle sudditi saranno e ubbidienti a tutte le loro voglie. Bene, la storia è questa. Ma torniamo all'inizio di questo canto. Il 37esimo. Ho volutamente omesso il lungo proemio che anticipa la vicenda di Marganorre, in cui Ariosto cerca di spiegare perché le donne abbiano una letteratura così cattiva, cioè da dove nasca questo mito della negatività del femminile. E come motivazione ne adduce una sicuramente semplicistica, ma comunque efficace, molto, molto chiara. La storia è scritta da uomini. E questi uomini sono sostanzialmente gelosi delle donne, gelosi delle loro virtù e delle loro abilità. Per questo tentano sempre di metterle in cattiva luce. Che per medesimo potuto avesse dar memoria alla sua lode, riparto dall'inizio. Se, come in acquistar qualche altro dono che senza industria non può dar natura, affaticate notte e dì si sono, con somma diligenza e lunga cura, le valorose donne, e se con buono successo ne uscito opera non oscura, così,
si fossero opposte a quegli studi che mortal fanno le mortal virtudi, e che per sé medesme potuto avesse dar memoria alla sua lode, non mendicar dagli scrittori aiuto, ai quali asso invidia il corsi rode, che il ben che ne può dire spesso è taciuto, e il mal quanto ne san per tutto sode, tanto il lor non sorgeria, che forse viril fama a tal grado unqua non sorse. Non basta a molti di pestar l'opera in far l'un l'altro glorioso al mondo, canco studian di far che se discopra ciò che le donne han fra lor di mondo. Non le vorria lasciar venire di sopra, e quanto buon fa per cacciarle al fondo. Dico gli antichi, quasi l'onor debba d'essere l'ora oscurar come il sol nebbia. Hanno quindi paura gli antichi, gli scrittori antichi, di che le proprie virtù siano oscurate da quelle delle donne. E per questo parlano soltanto delle cose immonde delle donne, dei loro vizi. Ma mi centrerei su un punto, su un verso e mezzo molto interessanti, e cioè non le vorrian lasciar venire di sopra, e quanto puon fan per cacciarle al fondo. Il sottotesto sessuale è abbastanza esplicito. Non farle star sopra, non far star le donne sopra, significa non dar loro il modo di comandare e di decidere, non dare loro alcuna autorità, non tramandare la loro virtù, considerare quello femminile un genere sottomesso, ma anche non permettere alle donne di applicare una determinata posizione sessuale che per loro, come dire, in cui loro provano fisiologicamente piacere. Si pensi a, mi viene in mente Handmaid's Tale, la prima cosa che Jun fa appena riesce a fare sesso con Nick è di mettersi lei sopra, ed il contrasto questa scena e con quel meccanico e asettico amplesso da dominata che ha con il comandante è appunto fortissimo. Allora, che significa lasciar venir di sopra le donne? Significa permettere loro di scrivere il proprio desiderio, di impadronirsi della storiografia maschile, di riscrivere e di scrivere una propria storia. Ovviamente ciò non era ancora possibile nel Cinquecento. Ariosto nomina una donna scrittrice, Vittoria Colonna, ma alla fine la loda in base a una visione prettamente patriarcale, cioè in virtù della fedeltà che essa ha dimostrato verso il marito morto. E dice infatti: Salfiere Achille, invidia della chiara Meonia tromba, il macedonico ebbe, cioè Alessandro il Grande, Alessandro Magno è geloso di Achille, perché Achille è stato cantato da Omero e Alessandro da nessuno, sarebbe stato insomma invidioso anche di tal Francesco di Pescara. Quanto invitto Francesco di Pescara, maggiore a te se vivesse or l'avrebbe, che si casta mogliere a te, si cara, canti d'eterno onor che ti si debbe, e che per lei si il nome tuo rimbombe, e che da bramar non ha più chiare trombe. Quindi Vittoria Colonna è lodata perché rende famoso questo oscuro Francesco da Pescara con i suoi canti e la sua fedeltà. Quindi, concludendo, in Ariosto leggiamo tutta l'ambiguità e tutta la contraddittorietà che nel Cinquecento aveva la questione femminile, la querelle des femmes, des femmes, ovviamente, scusatemi, tra protofemminismo e sostanzialmente il perpetrarsi immobile di un'ideologia maschilista che non ha paura di farsi misoginia. Vorrei però concludere con una finestra, vorrei aprire una finestra sul rapporto che secondo me andrebbe studiato molto di più, e cioè il rapporto fra donne e poesia. Preparando questa bagatella sul Furioso, mi è venuto in mente un passaggio
della Vita Nuova di Dante, che trovo molto interessante e che leggo in parte. Dante dice: «E lo prim che cominciò a dir sì», cioè a usare la lingua volgare, «come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, alla quale era maleggevole di intendere i versi latini». E questo è contro coloro che rimano sopra altra materia che amorosa, con ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore. Il volgare si usa per parlare d'amore e per parlare d'amore alle donne. La lingua volgare, almeno in letteratura, nasce nell'ottica assennovistica. L'affermazione di Dante ha un valore linguistico, antropologico, ma soprattutto metapoetico, in quanto vuole rafforzare storicamente la posizione degli assennovisti contro i guittoniani, ad esempio. Assennovisti, infatti, a differenza dei poeti precedenti, si occupavano unicamente di temi amorosi. Quindi dicono, la lingua è stata creata per questa, quindi noi siamo nel giusto. Però è interessante, appunto, capire questa cosa, perché si usava il volgare per poter cantare alle donne, perché le donne ricevevano un'educazione diversa rispetto agli uomini e quindi non imparavano il latino. Quindi inizialmente, come trovatori, queste poesie venivano cantate e indirizzate in un contesto di corte per ottenere qualcosa di pratico, di materiale in cambio dalle donne. O addirittura da Midon, la signora della corte, qualcosa di probabilmente sessuale. Con il passare del tempo, questo dono che la dama dovrebbe fare al poeta che la canta si sublima in un semplice saluto, no? Quando, insomma, pensa a Cavalcanti, alla sofferenza per il saluto, per il saluto negato. Ma addirittura Dante, nella Vita Nuova, afferma di non volere niente in cambio della donna e che la sua felicità è semplicemente nel lodarla, nelle parole di lode rivolte a lei. Quindi il fine della poesia non è esteriore, ma è, come dire, implicito, è la poesia stessa. La donna permette il canto con la sua esistenza e a lei non va richiesto altro se non di esistere. Una visione fortemente narcisistica, da cui nasce l'io lirico moderno occidentale, un io lirico maschio, bianco, eterosessuale e sostanzialmente impotente. Quindi a morte l'io lirico, ma a morte soprattutto il linguaggio. Se la lingua volgare è stata creata, almeno da un punto di vista letterario, dal desiderio degli uomini per sostanzialmente portarsi a letto delle donne, cioè l'oggetto di quel desiderio, come può una donna impugnare una lingua per cui essa stessa non è niente più che un oggetto, una lingua che è intrinsecamente, strutturalmente sessista? Ovviamente io non lo so, ci sono stati decenni di dibattiti su questo, però ecco, quando si dice di stare attenti alle parole, ciò significa semplicemente questo, che il linguaggio non è un sistema ingenuo, ma è un meccanismo di potere, sempre al servizio dell'autorità costituita, e che stare attenti ai suoi usi è il minimo che si possa fare, soprattutto da parte di noi uomini, per convivere in maniera più equa e meno violenta su questo pianeta infetto che brucia e continua a bruciare e in cui, grande mistero, uomini e donne si incontrano, parlano e amano ancora e soprattutto a volte guardano le camerette. Io ho finito, vi saluto e vi auguro una buona serata.